Il ritratto raffigura un uomo di rango sociale piuttosto modesto, vestito semplicemente. Il suo volto è rappresentato da vicino e contro uno sfondo neutro. A parte il morbido cappello di feltro a tesa larga, il modello non possiede altri attributi. Potrebbe essere un semplice manovale o il lavoratore di una fattoria. Nell'autunno del 1885 Monet prese residenza a Étretat, un piccolo villaggio di pescatori e località turistica sulla costa della Normandia. Probabilmente iniziò questo dipinto in quel periodo, poi lo spedì con una cinquantina di altre opere nel suo studio a Giverny, dove lo terminò nel 1886. Le condizioni di illuminazione e di marea corrispondono al tardo pomeriggio, mentre il sole tramonta dietro la scogliera. Il soggetto qui non è chiaro, ma si pensa che rappresenti l'alba della civiltà. Vulcano, dio del fuoco, lavora all'incudine, mentre Eolo, maestro dei venti, pompa il soffietto. Cavallo bianco e cavaliere rappresentano l'addomesticamento degli animali, mentre dietro vediamo gli uomini costruire una casa primitiva. In questo momento uomini e animali vivono in armonia. Questa celebre opera riflette la simpatia di Daumier per la classe operaia. L'artista era caustico nelle sue caricature della borghesia e dei politici, ma qui ha creato un ritratto reale dei poveri passeggeri di terza classe. Sono seduti nella carrozza debolmente illuminata di un treno, assorti nei propri pensieri. Durante il suo soggiorno nel manicomio di Saint-Rémy, Van Gogh si avventurò nel parco dell'ospedale, in particolare nel giardino incolto. La natura lo aiutò a mantenere un equilibrio mentale e a progredire nella sua guarigione. In questo dipinto vediamo un iris in primo piano. Le foglie simili a spade crescono attorno al gambo. Tutta la tela è piena di vitalità. Chardin forniva alle sue rappresentazioni di oggetti ordinari una serenità e una dignità senza tempo che alla fine elevò la pittura di nature morte a un piano nuovo. La stessa tenera osservazione degli eventi quotidiani è evidente in questa scena di genere. La governante ripone il pane e un agnello nella dispensa mentre ascolta una conversazione dalla porta aperta. Tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, il pittore surrealista René Magritte realizzò una serie di dipinti basati su opere note di artisti francesi, in cui sostituì con bare le figure rappresentate. La composizione di questo lavoro è quasi identica all'originale, tranne per il fatto che la seducente giovane è stata sostituita da una bara. Il Greco rivela qui il suo profondo debito nei confronti della pittura veneziana. Le pennellate descrivono il gioco di luci sulle superfici e sono allo stesso tempo controllate ed espressive. L'artista firma il lavoro sul piccolo pezzo di carta in basso a destra, posizionato come se fosse incollato sulla superficie del dipinto. Sebbene siano stati formulati suggerimenti riguardo al personaggio di questo ritratto, la sua identità rimane sconosciuta. È possibile che il lavoro appartenga a un gruppo di piccoli ritratti creati per divertimento personale. Nella mano il modello tiene il ramo di una pianta non identificata, forse agrifoglio. Sidney Starr faceva parte degli impressionisti londinesi che vollero fissare su tela la magia e la poesia della vita di tutti i giorni. Londra, la grande metropoli, forniva tutti gli stimoli necessari. Ma i problemi della città, come la disoccupazione, la povertà, il lavoro minorile, l'alcolismo e la prostituzione, erano quasi totalmente assenti da queste opere. La città era vista con gli occhi della classe media. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!